Oh, buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Scherzo Moderato in diretta, perché voglio fare una diretta rapida e quindi diciamo così, sono apparso senza preavviso. Avete cambiato l'ora in Italia, giusto? Quindi adesso sono avanti solo di 2 ore rispetto a voi. In Italia sono le 10 e un quarto, suppongo, però credo di sì. Ok, buon 1º di aprile. Buon pesce d'aprile, cavolo, è vero. Devo inventarmi un pesce d'aprile, una notizia bomba ma falsissima. Adesso vi devo fare uno scherzo. Ho ancora tutto il giorno per pensarci bene a questa cosa. Allora, cominciamo con un'immagine. Intanto che si collegano un po' di amici, ci facciamo due risate. Anche se la notizia di cui, insomma, che fa riferimento a questa immagine, è una notizia abbastanza allucinante, ovvero quello che vi ho raccontato alcuni giorni fa rispetto a Biden che ha deciso che il giorno di Pasqua in America bisognava celebrare il giorno della visibilità trans. Perché mai preoccuparsi di più di 1 miliardo di fedeli? Quando invece tu quel giorno lì lo devi dedicare allo 0,0000, forse qualche altro 0,1 della popolazione. Qualcuno ha fatto questa immagine, guardate che bella che è. Il commento a questa immagine è: il devoto cattolico sta celebrando la sua domenica di Pasqua col giorno della visibilità trans. Quanto è bella questa immagine. Bidenx con la bandiera arcobalenosa. È bellissima, è bellissima. Mi ha dato una certa gioia. Ora, parlando di inclusività e multiculturalismo, eccetera, adesso c'è questa cosa del fatto che una scuola ha deciso che chiuderà un giorno di lezione per la fine del Ramadan. Ok? Ora, da quello che ho letto, la questione è nata dal fatto che l'anno scorso si sono accorti che avevano troppi ragazzi assenti perché alla fine del Ramadan c'è una festa che si chiama Eid al-Fitr e che di solito ovviamente i musulmani festeggiano e quindi non lavorano o non vanno a scuola. Ok? Eid al-Fitr è una festività molto importante perché finisci, diciamo, il mese sacro, che è il mese della bontà, il mese delle donazioni, il mese del fare pensieri positivi e quindi tu, diciamo, festeggi il tuo essere stato più devoto del solito per tutto il mese e quindi anche magari quello che è stato, insomma, la tua crescita spirituale e morale. Cioè, bisogna andare alla radice, no? Di tutta la questione. Fra l'altro, in genere si fa una gran festa la sera o la mattina dopo la mezzanotte, quindi ovviamente il primo giorno di Eid la gente non va a lavorare perché se sei un musulmano che rispetta i precetti islamici, ovviamente sei stanco morte, quindi non avrebbe senso per te andare a lavorare. I problemi in realtà sono molteplici, non è il dire mi offendo perché una scuola chiude per il Ramadan. Il problema è, numero 1, ma le scuole, ogni singola scuola può decidere a suo totale uso, consumo e piacere e idee politiche in quale momento possono chiudere? Cioè il calendario scolastico in Italia può essere deciso da qualsiasi scuola in qualsiasi momento? Quello forse è la prima domanda da farsi. Perché io non credo. Non credo che possa succedere, che sia contemplata nel sistema educativo italiano, che le scuole così si svegliano e dicono: no, sai che c'è? Dai, per la fine del Ramadan chiudiamo. Il preside dice, chiama tutti i professori: oh, dai, facciamo una votazione al volo. Boh, l'anno scorso abbiamo avuto molti assenti per la fine del Ramadan, chiudiamo? Chiudiamo, sì, dai, a posto così. Va bene. Quindi, prima riflessione è questa. Mi sembra che forse
il corpo di insegnamento della scuola abbia deciso di fare un po' quello che fanno spesso e volentieri i giudici in Italia, ovvero fare le leggi loro senza averne l'autorità. La seconda questione che sarebbe pertinente da analizzare un po' più a fondo, soprattutto da tutti quelli che si sono schierati in difesa così forte rispetto a questa decisione è: ma voi il calendario islamico lo conoscete? L'avete capito? Sapete come funziona? Perché secondo me questi qua, che sono generalmente delle capre totali, non hanno un'idea di come funziona, perché le festività islamiche, essendo legate alla luna e al fatto che deve essere in un certo punto della sua luna crescente, luna calante, eccetera, per esempio il Ramadan comincia, cioè tu non sai il Ramadan quando comincia, fin tanto che non te lo dice il comitato di esperti in Arabia Saudita, che quando vede la luna dice: boh, c'è la luna crescente, calendario 11 mesi, 12 più, da, fa tutti i suoi conti, da domani inizia il Ramadan. Quindi è una data che tu c'hai e scopri da un giorno all'altro. E tu come fai a dirmi: noi chiuderemo la scuola in un giorno che forse è un giorno o forse è l'altro? Perché se sbagli il giorno, rischi che i veri fedeli non festeggiano Eid al-Fitr quando tu effettivamente stai chiudendo la scuola per festeggiare Eid al-Fitr. Perché se voi andate adesso, guarda, ve lo faccio vedere. Lo scrivo su Google: When is Eid al-Fitr? A parte che sarebbe Eid al-Fitr, quella è una lettera che noi non abbiamo. Fitr 2024, ok? Allora, facile, guarda, ma vi faccio vedere la stupidità e l'ignoranza della gente che sta in Italia, ok? Se tu scrivi in inglese, ma immagino che sei. Allora, Ibrahim Al-Jarwan, ok? Presidente del comitato dei direttori per la società astronomica, che quindi sono quelli che diranno esattamente quando comincia Eid al-Fitr, dice che ci si aspetta che sarà il 10 aprile. Ma te lo aspetti? Perché tu la conferma che il giorno dopo è veramente cominciato Eid al-Fitr, ce l'hai la notte prima. Quindi o questi sfigati, sono sicuro che non l'hanno fatto, si sono già organizzati per chiudere la scuola il 10 o forse no. Oppure questi chiudono la scuola il 10 e potrebbe essere che poi l'Eid comincia l'11. Non ne hanno un'idea, non sanno quello che stanno facendo. Gestire le festività islamiche è complicato già nei paesi islamici. Figuriamoci in un paese che non è islamico. Questi qua sono dei distruttori della società e lo fanno vedere in ogni modo possibile. Non sanno cosa fanno. Mamma mia, che roba inguardabile. Che roba inguardabile. Comunque, poi, fra l'altro, il problema sarebbe ancora, magari bisognerebbe anche chiedersi come sia possibile che nelle scuole italiane ci si trovi il 40% degli studenti che non rispettano le tradizioni e la cultura e non sono etnicamente italiani. Forse bisognerebbe farsela sta domanda. Forse bisogna dire allora quando qualcuno parla di sostituzione etnica non è un complottista. Forse bisognerebbe dire che se tu prendi una serie di bambini che vengono da famiglie non italiane, quelli faranno più fatica a imparare l'italiano fatto per il verso, a imparare la cultura, le tradizioni, la storia italiana, perché tutte le classi dove a maggioranza sono stranieri sono clamorosamente indietro a livello didattico rispetto alle classi dove sono tutte italiane. Forse bisognerebbe parlarne di queste cose. Il problema non è dire: oh, io chiudo una scuola perché quel giorno lì tanto so che non mi viene nessuno. E poi cosa facciamo con tutte le altre festività? Perché per esempio, da noi, qua negli Emirati, durante il Ramadan, anche le ore di lavoro cambiano.
Perché non puoi aspettarti che un operaio che magari è, se tu hai, che ne so, 100 operai e tutti e 100 gli operai ti stanno svegli per buona parte della notte, durante il giorno non mangiano, la sera fanno le preghiere, la mattina ti arrivano alle 9 e sono freschi come delle rose. Cioè, durante il Ramadan l'orario di lavoro è ridotto. E allora a questo punto, perché non farlo anche in Italia? Perché non mettere le fabbriche con orario di lavoro ridotto? Invece che 8 ore si lavori 6 ore. Facciamolo. È questo, no? L'avanzamento, sicuramente l'economia, le risorse, no? Sono quelli che ci pagheranno le pensioni, le risorse ci daranno, lavorando 2 ore in meno, ci daranno economia in più. Questa è probabilmente l'economia vista nella testa dei sinistri. Cioè, fanno e dicono delle cose che non hanno un senso. Lo ribadisco, e fra l'altro lo dice uno che vivendo nei paesi arabi, se guardate i miei scazzi, io nelle puntate precedenti, in periodo Ramadan, molto spesso ho fatto degli esempi belli anche del Ramadan. Perché il Ramadan, concettualmente, è una festa che ha una sua profondità molto bella, molto apprezzabile, molto. Sì, umanamente direi che dare agli altri, per esempio, ci sono, tu vai adesso, vi faccio un po' di esempi, no? Per dire, mia moglie l'altro giorno è andata, lei fa volontariato, l'ho già detto in altra occasione, lei lavora in un centro di salvataggio di cani abbandonati, è andata a portare un cane da un posto a un altro, c'era una famiglia che stava. Aveva un cane in affidamento, mamma, questa famiglia doveva andare via da Dubai per alcuni giorni, non mi ricordo, doveva spostare un cane da un posto A a un posto B, ok? Bene. Quindi va a prendere il cane, se lo carica in macchina, va nel posto B. Il posto B dove va a portare il cane è una zona di Emiratini, ok? Perché molto spesso gli Emiratini hanno le loro aree, fra l'altro qui è normalissimo che addirittura ci sono aree in cui noi stranieri non possiamo neanche comprare la casa, perché le case in certe aree sono solamente dedicate a loro, ok? Perché qui si discrimina, giustamente, lo ribadisco, qui fanno bene, qui non abbiamo tutti gli stessi diritti. Il cittadino locale, quello che ha costruito questa società, ha più diritti di me che sono uno straniero, che io sono venuto a lavorare e sono una risorsa. Bene, quindi è lì che sta girando, sta portando sto cane. Ha detto che dopo aver lasciato il cane è passata davanti a una villa di Emiratini e c'era un cartello fuori, scritto in arabo, quindi la signora non sa, cioè mia moglie non parla arabo, non sapeva cosa c'era scritto, ma si capiva che c'erano gli orari dell'iftar. L'iftar è la rottura del fasting, come si dice in italiano? Digiuno, ok? La rottura del digiuno, perché tutti i giorni tu rompi il digiuno quando il sole è tramontato, ok? Quindi tutti i giorni cambia l'orario perché il sole non tramonta esattamente tutti i giorni. Bene, quindi lei passa davanti a sta villa con questo cartello fuori messo dalla famiglia che abita in quella villa e c'erano i tizi che fanno le consegne a domicilio, tipo, e gli operai che lavorano magari in un cantiere lì vicino, che erano davanti a quella casa e c'era la signora con alcune altre persone di quella famiglia che stava regalando il cibo agli autisti che consegnano da mangiare, agli operai, eccetera, quindi alla gente, diciamo, più povera, perché ovviamente questi hanno la villa, sono emiratini, quindi sono impaccati di soldi, stavano offrendo la cena a tutti quelli della zona vicini che lavorano da quelle parti e che avevano visto il cartello e che sapevano che alla rottura del digiuno potevano andare davanti a quella villa che la signora avrebbe messo a disposizione le sue risorse per offrire la cena a tutti quanti. Questo è Ramadan. O che ne so, le aziende fanno a gara per fare cose buone, ma cose buone per davvero, non come le fanno da noi, che le cose buone da noi alla fine sono robe ideologiche inascoltabili. Qualche giorno fa sentivo la radio una roba bellissima che ormai mi commuovevo. C'era questa ragazza peruviana, ok? Fra i 25 e i 30, con una bambina piccola di 9 anni, mi pare, che vive qua. E che si è, diciamo,
licenziata, non licenziata, che ha divorziato, ok? Quindi c'è al telefono questa qua, io giro sulla stazione radio, sento che questi parlano con una tipa peruviana che ha una bambina piccola di 10 anni e che è divorziata, quindi sta tirando su la bambina da sola, fa abbastanza fatica, insomma, arriva a fine mese, non è che fa la fame, però insomma, no, non ha i soldi. Il concetto è che non ha i soldi per permettersi una vacanza o magari per invitare qualcuno dal Perù a venirla a trovare. Quindi il commentatore gli ha detto: "Tu da quant'è che non vedi tuo padre?" E lei ha detto: "Praticamente da quando sono venuta a Dubai." Poi il commentatore gli ha detto alla bambina: "Ah, il nonno da quant'è che non lo vedi?" "Il nonno purtroppo non lo vedo da 8 anni, cioè l'ultima volta che l'ho visto avevo solo 2 anni, neanche me lo ricordo. Lo vedo ogni tanto che ci facciamo tipo le videochiamate così." A un certo punto ho capito perché c'era tutta questa telefonata qui, perché la radio, che è, se non sbaglio, era Dubai 92, ok? Aveva messo un concorso in cui loro dicevano: "Telefonateci e diteci qual è la persona che vi manca di più durante il Ramadan e noi mettiamo in concorso una serie di biglietti e alloggio gratis per riunire le famiglie, perché il Ramadan è la festa della famiglia, della gente che sta insieme, del passare del tempo con le persone a cui vuoi bene. E se non te lo puoi permettere, noi facciamo questo concorso, chi ci dà la motivazione maggiore, tutti i giorni, o non lo so, una volta sì, un giorno no, noi gli regaliamo il biglietto." E quindi questa qui era lì che spiegava, dopo un po' hanno messo su un paio di canzoni e poi il commentatore alla radio ha detto: "Bene, oggi la vincitrice del nostro premio Ramadan Famiglie Riunite è, non so, Maria Dolores Asunción, e noi regaleremo un biglietto dal Perù al padre per venire a stare qui un mese con la sua famiglia, a vedere la nipotina, eccetera." Ma io mi sono commosso, mi sto commuovendo anche adesso a raccontarlo. Quindi, questo per dire che il problema non è il Ramadan. Il problema sono i soliti sinistri che non capiscono una bella mazza di niente. Questo è il vero problema. Detto questo, fra l'altro, no, aspetta, perché adesso invece una cosa veramente che fa commuovere il portafogli: non solo ci sono quindi tutti quanti che fanno buone azioni, ma anche il governo fa buone azioni. Io sono andato la settimana scorsa ad Abu Dhabi per lavoro, avevo un paio di meeting, ok? Si vede che ero un po' distratto, si vede che ero di fretta, non so che cosa. Ho accelerato troppo e mi sono beccato la multa per eccesso di velocità. Mi è arrivato l'SMS, perché qui è tutto collegato, il governo è collegato coi provider telefonici, quindi comunque il governo, l'RTA comunica, la Road and Transport Authority comunica al provveditore che tu hai preso la multa, ti arriva l'SMS, ok? Ti arriva l'SMS della multa, ma c'è anche il link per pagare, no? Quindi tu clicchi sopra e paghi la multa direttamente online senza dover andare da qualsiasi parte. Adesso non so, probabilmente anche in Italia è così, non lo so. Ma la sorpresa, sorpresona, qual è? Questa è la multa che ho preso di eccesso di velocità, che erano 300 dirham. Ma siccome l'ho presa da Abu Dhabi, come vedete, ma siccome è Ramadan, per festeggiare, sconto del 35%, perché anche il governo è più buono, e quindi invece che 300 dirham pago 195 dirham. Quindi insomma, Ramadan non è così brutto alla fine dei conti. Se siete insomma abitati in un paese musulmano, che dite? Bene, adesso voglio concludere questa cosa, non l'ho finita, perché adesso ho fatto la parte buoni sentimenti, ok? La parte viva il Ramadan. Adesso la parte gente brutta. Passiamo alla gente brutta, altra che sono sempre quelli, attenzione, non c'è niente di strano, eh? Allora, l'aria che tira. Si sta parlando della femminista, no, scusate, della pacifista col manganello Ilaria Salis, ok? Sentite cosa dice questo tizio sulla destra che si chiama Raimo, che è un scrittore, intellettualoide e insegnante di liceo. Ok? Attenzione.
c'è un'antifascista, una collega, perché insegna, che a un certo punto è andata in Europa, cioè a casa nostra, perché c'erano le elezioni europee, quella è casa nostra, e a picchiare dei neonazisti. Allora, cosa bisogna fare con dei neonazisti? Per me bisogna picchiarli. Beh, no, Ha fatto bene. adesso dai. No, io penso che... Aspetta, è aspetti un attimo, perché giusto. Sennò... Lei dice che non li ha picchiati, eh? No, Lei dice infatti, che se no è infatti giusto che faccia il assisteva... Beh, no, carcere. Scusatemi, eh? Io dico che secondo me... I neonazisti è giusto andare a È picchiarli. una provocazione, ovviamente. È una provocazione, nel No, no, senso qua, che sei casuale. Parenzo ha provato anche l'avete sentito? Parenzo ha provato anche un pochino a, no, a dire no, ma è una provocazione. E questo qui, che è un insegnante di liceo, ha risposto: no, no, non è una provocazione. Ilaria Salis è un'eroina perché va in Ungheria a picchiare la gente. Per motivi politici. Perché poi lui dice: ah no, perché quelli se sono neonazisti è giusto picchiarli. Ma chi lo decide chi è il neonazista? Perché beh, a molti di quelli che magari diranno: ma non è così grave quello che ha detto, sfugge che la parola nazista o fascista viene usata nel 99% dei casi verso chiunque non la pensa come i capitani dei salottini bene, come... Ah, guardate, guardate, ecco, lì si fa vedere anche l'aggressione. Ecco, quanti sono? Aspetta che li conto perché mi si è già chiusa la vena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 forse, ok. 7 vigliacchi contro uno che lo prendono di spalle. Questi, secondo un professore di liceo italiano, sono eroi, ok? Sono eroi, sono gente da difendere, sono gente che non dovrebbe assolutamente stare in galera, che non dovrebbe assolutamente essere punita, criticata, eccetera, ok? Questo è la sinistra, quella roba lì. Vigliacchi, vigliacchi che ti prendono alle spalle, ti danno una manganellata in testa, ti massacrano di botte, dei vermi schifosi subumani. E il nostro professore di liceo, che ancora adesso ha un lavoro, evidente, dovrebbe averlo perso 3 minuti in un paese normale, 3 minuti dopo che lui aveva detto è giusto picchiare Ilaria Salis, è un'eroina, i nazisti sono cattivi, 3 minuti dopo che lui aveva fatto questa diretta, lui non era ancora uscito dallo studio e il Ministero dell'Istruzione aveva già revocato lo stipendio a quel criminale. Invece sono sicuro che lui è ancora lì. Stamattina è andato a scuola, no, oggi no, perché è Pasquetta, quindi in Italia immagino che sia chiusa la scuola. Domani lui sarà di nuovo in un liceo italiano, non so dove, ad avvelenare il cervello dei nostri giovani, a distruggere il futuro della nostra democrazia, perché questo è quello che fa chi va in giro dicendo che va bene massacrare chi non la pensa come te. È di questo che stiamo parlando. Ok? Bene. Ora, spero di avervi dato qualche informazione utile, qualche spunto di riflessione interessante, anche qualche bella storia sul Ramadan, che comunque quando vivi in un paese arabo poi lo vedi anche in un modo un po' diverso. Oppure ci sono tipo i volontari, un'altra cosa che secondo me è molto carina, ci sono i volontari negli angoli delle strade, soprattutto nelle zone come, povere, perché comunque la città è divisa in zone ricche e povere, cioè perché ovviamente ci sono zone dove l'affitto ti costa 10 volte tanto rispetto ad altre, quindi ovviamente chi può permetterlo va da una parte e chi non può dall'altra. Ci sono i volontari che vanno al semaforo, tipo verso le 6:30 di sera, quando è il tramonto, e stanno al semaforo con tutte delle box, delle confezioni, con dentro un succo di frutta, una merendina, un po' di datteri, eccetera, un brick magari di latte, che ne so io, e li regalano alle macchine ferme perché sanno che quella gente che ha, gli chiedono: scusa, guarda, tu fai il digiuno? Ah, se fai il digiuno, guarda che adesso è il momento di rompere il digiuno, ti regaliamo questa cosa qui. Quindi ci sono anche storie carine, diamo anche, oggi vi voglio dare anche qualche spunto di riflessione sulla vita nei paesi arabi, che poi non è quello che magari molti possono pensare. Va bene?
Ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto questo video, date un cazzottone al pulsante mi piace e fatelo anche girare con i vostri amici. Scusate, sono un po' stanco. Sono stanco perché lo sapete cosa ho fatto ieri. Ho dormito 4 ore, sono andato in montagna a camminare tutto il giorno, mi sono disintegrato, quindi ho ancora un po' il cervello in fase di recupero. Vabbè, vi saluto. Ciao.